Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta Trianon. Questo è un altro grandissimo successo della pasticceria francese, una delizia creata dai maître e in questa torta troviamo diverse gustose consistenze. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 50 g di zucchero di canna, 80 g di farina di mandorle, 2 albumi con peso totale di 75 g, 15 g di farina 00 e un pizzico di sale. Per prima cosa montiamo gli albumi e il pizzico di sale a neve aiutandoci con delle fruste elettriche. Poi aggiungiamo lo zucchero in 3 fasi. Raggiunta questa consistenza possiamo mettere da parte le fruste elettriche, togliamo la parte in eccesso e aggiungiamo le nostre polveri partendo dalla farina di mandorle e successivamente alla farina 00. Aiutandoci con un frustino mescoliamo il tutto per bene con movimenti lenti da sotto verso sopra, senza smontare l'uovo. Dopo aver incorporato tutti i nostri ingredienti, prendiamo una teglia con diametro di 20 cm che abbiamo già imburrato e ci trasferiamo sopra il nostro composto. Poi, aiutandoci con una palettina, livelliamo il tutto per bene. Poi cuociamo il tutto a forno normale, 180 gradi, per 10-12 minuti. E dopo 12 minuti di cottura abbiamo tirato via dal forno la nostra base e ora la lasciamo raffreddare dentro la sua teglia. Per il crunch o seconda base ci serviranno 40 g di nocciole tostate IGP di Piemonte, 70 g di zucchero semolato, 40 g di mandorle tostate e 15 ml di acqua. Per prima cosa prendiamo un pentolino, ci versiamo dentro lo zucchero e l'acqua. Stiamo attenti perché schizza. Mescoliamo il tutto finché non raggiungerà il colore dell'ambra. Raggiunto il colore ambra, aggiungiamo le nostre mandorle e nocciole che abbiamo triturato grossolanamente e le incorporiamo per bene al caramello. A questo punto trasferiamo il nostro composto sul foglio di silicone, proprio in questo modo. Poi lo stendiamo per bene finché è caldo. Dopo averlo steso lo lasciamo raffreddare per bene sul foglio di silicone. Quando il nostro caramello sarà ben freddo, lo mixiamo aiutandoci con un mixer per 5 minuti finché non diventerà una crema. Raggiunta questa consistenza, trasferiamo tutto il nostro composto dentro una ciotolina. Per completare il nostro crunch ci serviranno la crema che abbiamo ottenuto frullando il nostro caramello con mandorle e nocciole, 75 g di cialde di wafer croccanti per dessert e 50 g di cioccolato al latte Lindt sciolto. Per prima cosa prendiamo una ciotola bella capiente e ci versiamo dentro la nostra crema di caramello, il cioccolato al latte, sempre aiutandoci con la nostra spatolina. Poi ci sbricioliamo sopra tutti i nostri wafer. Quando avremo finito mescoliamo tutto per bene finché non diventa un composto omogeneo. E dopo aver mescolato il nostro composto per bene lo mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Poi prendiamo la nostra prima base, ci mettiamo sopra un cerchio con diametro di 18 cm e iniziamo a rifinirla per bene. Infine trasferiamo tutto il nostro crunch sopra la prima base. Finito di livellare per bene, lo mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Ora vediamo insieme gli ingredienti per la mousse al cioccolato e per essa ci serviranno 250 ml di panna fresca da montare, 300 g di cioccolato Lindt fondente al 50% e 5 g di colla di pesce. Per prima cosa prendiamo la nostra colla di pesce e la mettiamo dentro una ciotola con acqua fredda dal freezer e lo lasciamo lì per 10 minuti. Prendiamo un pentolino con dell'acqua, ci mettiamo sopra una ciotola, aggiungiamo il nostro cioccolato
e la panna. Poi, aiutandoci con una palettina, mescoliamo il tutto finché non diventerà un composto omogeneo. Una volta che il nostro composto sarà ben omogeneo e avrà raggiunto almeno la temperatura di 60 gradi, possiamo aggiungere la colla di pesce, che strizziamo leggermente aiutandoci con le mani, proprio in questo modo, ci deve essere meno acqua possibile, e la trasferiamo nel nostro composto. Poi, aiutandoci con una palettina, mescoliamo energicamente in modo che si sciolga. Ora la togliamo dal fuoco e la lasciamo raffreddare finché non raggiungerà la temperatura di 30 gradi. Mentre la nostra crema si sta raffreddando, qui con noi abbiamo 300 ml di panna fresca da montare, molto fredda dal frigo, che mettiamo dentro una bulbella capiente e la semimontiamo con le fruste elettriche a velocità media. Raggiunta questa consistenza, possiamo aggiungere la nostra crema al cioccolato, sempre aiutandoci con la nostra palettina. La togliamo il più possibile dai bordi e, aiutandoci con le fruste elettriche, mescoliamo tutto per bene finché non diventa un composto omogeneo. Raggiunta questa consistenza, possiamo mettere il nostro composto in frigo fino al momento del bisogno. Qui con noi abbiamo un anello richiudibile con diametro di 20 cm e ora ci andiamo a mettere sopra la nostra pellicola alimentare trasparente, quale facciamo aderire il più possibile aiutandoci con le nostre mani. Poi prendiamo un elastico, ce lo mettiamo intorno e il più stretto possibile, proprio in questo modo. Schiacciamo ancora un po' la nostra pellicola per farla aderire. Poi lo giriamo, la schiacciamo ancora un pochino, aggiungiamo l'acetato che mettiamo lungo i bordi e abbiamo creato la base per la nostra torta. Abbiamo messo una base sotto al nostro anello richiudibile e ora finalmente possiamo montare la nostra torta. Per prima cosa mettiamo le due basi il più centrato possibile dentro il nostro anello richiudibile. Devono rimanere circa 1,5 cm, 2 dal bordo. Poi possiamo mettere la nostra mousse sopra alla base, preoccupandoci di metterla soprattutto lungo i bordi in modo da coprirli perfettamente. Dopo aver steso per bene la nostra mousse, averla fatta arrivare anche in basso e aver coperto i buchi, possiamo procedere ad aggiungere normalmente la nostra mousse. Dopo aver messo tutta la nostra mousse, possiamo livellarla per bene aiutandoci con una spatolina. Quando avremo finito di livellare per bene la nostra mousse, potremo coprire il nostro anello di 20 cm con della pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo riposare in freezer per 8 ore almeno, ma noi vi consigliamo tutta la notte. Per la glassa a specchio ci serviranno 200 g di zucchero a velo, 100 ml di acqua, 190 ml di panna fresca, 70 g di cacao amaro, 70 g di sciroppo di glucosio. Per chi non avesse visto la nostra ricetta, si può guardare il video che apparirà ora in alto a destra, e 12 g di colla di pesce. Per prima cosa prendiamo la colla di pesce e la mettiamo dentro una ciotola con acqua fredda da frigo e ce la lasciamo lì per 10 minuti. Poi prendiamo un pentolino, ci versiamo dentro lo sciroppo di glucosio, l'acqua e lo zucchero. Mescoliamo continuamente e li lasciamo sfiorare il bollore. Quando il nostro composto avrà raggiunto una temperatura di 103 gradi, possiamo aggiungere il cacao. Così. E mescoliamo lentamente aiutandoci con un frustino. Ora mettiamo da parte il nostro composto di cacao perché abbiamo scaldato la nostra panna a 60 gradi e ora ci andiamo ad aggiungere la nostra colla di pesce che strizziamo prima per bene dall'acqua. La aggiungiamo e mescoliamo per bene finché non si scioglie. Quando la nostra colla di pesce si sarà fusa, potremo aggiungere il nostro composto di panna e colla di pesce e quello di cacao.
Poi mescoliamo tutto per bene, sempre aiutandoci con un frustino. Qui con noi abbiamo una caraffa di vetro abbastanza capiente, ci mettiamo due setacini sopra, passiamo il nostro composto sui setacini, proprio in questo modo eliminiamo tutte le scorie. Poi prendiamo della pellicola alimentare trasparente, la mettiamo a contatto del nostro composto e lo lasciamo raffreddare finché non raggiunge la temperatura di 34 gradi. Dopo una notte di riposo in freezer tiriamo via la nostra torta, togliamo sia l'anello richiudibile che l'acetato. Poi, aiutandoci con un coltello, la rifiniamo per bene. Poi, aiutandoci con un panno Scottex, lo passiamo su tutta la torta in modo da eliminare il ghiaccio. Ora che la nostra glassa ha raggiunto la temperatura di 34 gradi, possiamo metterla sopra la nostra torta. Dobbiamo coprirla completamente. Ora, aiutandoci con un coltello, puliamo tutte le gocce nella parte inferiore. Abbiamo messo la nostra torta su un piatto da portata e ora la andiamo a completare con una decorazione di granella di nocciole che mettiamo nella parte inferiore della nostra torta, come sta facendo mia mamma. Continuiamo così lungo tutto il bordo. Ora possiamo decorare la nostra torta. Qui con noi abbiamo una decorazione di cioccolato che stiamo andando a sporcare con della foglia d'oro, aiutandoci con un pennello in modo da essere più precisi e coprenti. Ora prendiamo la nostra decorazione di cioccolato, la centriamo nella nostra torta, ci mettiamo nel mezzo un frutto di Alkenkenji e finiamo la nostra decorazione con delle nocciole IGP di Piemonte che abbiamo lavorato con caramello a goccia, come potete vedere. Ne mettiamo giusto 2-3. Ma guardate che meraviglia di una torta che ci è venuta, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa meraviglia di una torta! Ragazzi, è una torta meravigliosa! C'è un contrasto di consistenze molto diverse. C'è la parte sotto che è leggermente meringata, poi arriva il crunch che è super croccante e sa di cioccolato, quella nota che avevamo aggiunto con il cioccolato Lind. Poi c'è la mousse, ragazzi, che è una meraviglia, è buonissima e leggera. Infine c'è la glassa sopra, che oltre ad essere bellissima, dà un gusto di cioccolato in più. Insomma, ragazzi, veramente una torta stratosferica, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando attivate la campanella!